Stasera parleremo di Linux e internet e penso che se quello che è il Linux e quello che è internet lo sapete tutti, quindi possiamo andare avanti con la... Ecco, basso magari il volume del... Allora, prima parleremo un attimo della storia di internet in breve, poi dopo vedremo un dischetto dentro c'è proprio la storia completa, addirittura c'è un file che parte dal 1600, non so quello che so riuscire a trovare in internet nel 1600, però di Linux, del suo legame con internet, il perché scegliere Linux per usare internet, soprattutto il motivo principale è la sicurezza, e dopo andremo a vedere perché. Browser, email, news, peer-to-peer, i vari programmi sostitutivi dei programmi analoghi sotto Windows. Che è il peer-to-peer? Pari la pari? So, i software per scaricare la roba pirata da internet e per andare a visitare tutti insieme le pagine galere. Come ha scritto, software per scaricare la musica, per scaricare insomma programmi protetti da copyright, eccetera. IM sta per messaggistica immediata, tipo ICQ, eccetera, e le chat. Speriamo che il docente che dovete tenere già arrivi, e se no ci arrangeremo in qualche maniera. E poi faremo un po' di pratiche con vari software. Allora, sostanzialmente internet nasce negli anni 60, quando in America, in risposta, in piena guerra fredda, diciamo, l'America era convinta di essere tecnologicamente molto più avanti dell'altra superpotenza che era l'Unione Sovietica. Furono prese la sprovvista quando nel 1958 l'Unione Sovietica mandò nello spazio lo Sputnik, mentre gli americani pensavano che loro non avessero praticamente neanche la possibilità di andare per terra, piuttosto andare per terra. E quindi crearono un ente che praticamente aveva il compito di applicare al campo militare tutte le scoperte scientifiche, tutte le varie scoperte scientifiche che fossero avvenute in quegli anni. Il cliente si chiamava ARPA e nel 1961, credo, incomincia a sviluppare un network, parliamo di una rete che potesse funzionare anche in caso di caduta, e con caduta tra virgolette, perché che poteva succedere? Che in caso di guerra nucleare, perché la prospettiva era quella, le linee telefoniche, se fosse stata bombardata una città, si sarebbero interrotte le linee per quella città e per tutte le città successive, mentre internet, avendo una struttura appunto a rete, permetteva di aggirare il punto eventualmente caduto girandogli semplicemente attorno. Questo vedremo dopo su come funziona internet, qualcosa più in dettaglio comunque. E sostanzialmente fino al 1975 rimane sostanzialmente un'applicazione militare della cosa, più che altro laboratori militari e istituzioni militari in genere, insomma. Negli anni successivi è arrivato il docente delle chat, quindi mi sono levato un peso. Negli anni successivi nella rete vengono integrati vari istituti di ricerca, come potevano essere università, gli enti scientifici, eccetera. Però sostanzialmente rimaniamo sempre nell'ambito dei pochi punti. Nel 1990 potevano essere sotto i 10.000 punti su internet collegati tra le varie insomma, punti della rete. Una cosa che non abbiamo detto prima, il motivo principale, cioè il fondamento su cui si basa internet è la commutazione di pacchetto, che in sostanza significa che quando voi chiamate una pagina su internet gira la richiesta che voi fate arriva al punto di destinazione, nel senso voi chiamate il sito www.tin.it e dal sito che vi risponde i pacchetti cominciano a viaggiare verso di voi, però la strada può essere diversa a seconda delle difficoltà che questo pacchetto di dati può incontrare lungo la strada. E questo perché avevo dimenticato di dirvelo sul punto militare, come poteva funzionare la cosa. Nel 1991 il web viene aperto al pubblico, un pubblico ancora molto ristretto. Cominciano a formarsi i primi provider, che sarebbero i fornitori di accesso a internet, TIN, Libero, eccetera. Questi sono dei provider.
e viene aperto al pubblico, però ancora siamo nei primi momenti, diciamo, della creazione della rete, soprattutto per i costi. Fino a che io ricordo i primi anni 90, qui perlomeno nella zona non c'era un provider, parliamo dei primi 93-94 ho cominciato a affacciarsi a provare, quindi collegarsi a internet magari dovevi fare un'interurbana, quindi i costi ancora erano proibitivi per l'epoca, e tra l'altro era completamente diverso da come era oggi. Nel 93 nasce il web browser, e il web browser, che sarebbe il programma che usate per navigare su internet, cambia sostanzialmente la faccia di internet. Perché mentre prima era sostanzialmente un'interfaccia a caratteri, qui cominciamo a avere la grafica, per cui con tutte le cose che conseguono. Comincia a starci un interesse anche a livello aziendale, soprattutto a livello pubblicitario, e quindi comincia lo sviluppo. Il primo browser in assoluto è Mosaic, sulla base del quale successivamente viene Netscape e poi il conosciuto Internet Explorer. La cosa interessante è che uno pensa, chissà quanti anni sono passati da quando è nata internet, magari nel 93, che so, 10 anni fa, c'erano soltanto 623 siti web nel mondo. Poi dopo magari vediamo qual è il primo sito che è stato registrato. Nel 96, 3 anni dopo, i siti web sono 100.000. Nel 99 sono 9 milioni, cioè la crescita è esponenziale. A gennaio del 2004 adesso siamo arrivati quasi ai 50 milioni di siti web. Poi sui contenuti si può anche discutere, però questo è appunto il grafico che illustra questa cosa. Dicembre 1990 il primo sito web registrato, e vi posso dire anche qual è, l'avevamo visto qui. Allora, si dovrebbe arrivare a 150 milioni di siti. Allora, il primo provider commerciale è world.stt.com e il primo sito non c'è. Vabbè. Nel 92, se vi interessa, viene coniato il verbo navigare su internet, surfing the internet. E vabbè, e poi c'è tutto il vario sviluppo. Negli anni successivi al 2000 si è cominciato a sviluppare altre cose, tipo sul peer-to-peer che dicevamo prima. C'è sempre sul dischetto che vedo. Nel 1979 è nata una delle cose delle applicazioni più antiche che usavano internet. Era il newsgroup, che insieme alle chat, la prima cosa che è nata, uno pensa che le chat sia venute dopo, invece no, sono nate prima del browser, eccetera. Sono di questi newsgroup nel 91. Un certo Linus Torvald dice che praticamente lui ha creato un sistema operativo e chiede un riscontro, vorrebbe sapere come cosa ne pensano, tutti lo possono scaricare. Nel link sotto, se voi andate a visitarlo, dopo magari possiamo andarci, c'è ancora conservata copia del messaggio che ho postato quella volta. Lui diceva, praticamente io ho creato sta cosa, se vi può interessare diamogli una vista insieme. E tuttora Linux viene sviluppato via web, cioè i vari sviluppatori si tengono in contatto via web, chi fa una parte, chi fa l'altra del kernel, comunque sono tutti quanti in contatto e viene ancora pubblicato, adesso non so qual è il, se voi lo sapete, c'è proprio un archivio su kernel.org, dovrebbe starci proprio l'archivio con cui si tengono in contatto i vari sviluppatori. Ognuno c'ha la sua parte, non so chi sviluppa il driver, chi sviluppa non so che, comunque tutti quanti si tengono in contatto via internet, perché Linux è nato soprattutto come sistema di rete, come diceva anche l'altro giorno il docente che teneva la parte della grafica, cioè Giuliano. Allora, il browser per internet su Linux, però esiste anche per Windows, è Mozilla, il browser più conosciuto. Prima il discorso da fare parte dal 1998, praticamente negli anni precedenti
Netscape era il programma che si usava quasi esclusivamente per navigare su internet. Era proprio, la diffusione era totale, si navigava tutti quanti con quello. Poi che succede? La Microsoft fa il suo browser, che qualitativamente è un po' peggio rispetto a Netscape, però c'è il grosso vantaggio di essere gratuito, e poi ha cominciato a regalarlo insieme al sistema operativo. Per cui tutti quanti si trovavano installato nel sistema operativo Internet Explorer, non andava a cercare di installarsi Netscape. Nel 98 Netscape, in crisi, tra l'altro dopo di quella, nel 98 fece anche la fusione con America Online, quindi niente, cessava di esistere in sostanza, diventava Netscape America Online. Però, dava una notizia, Netscape renderà pubblico anche il codice sorgente per la prossima generazione della suite Communicator. Dal fatto che ha reso pubblico il codice sorgente del browser è nato il progetto Mozilla, che è praticamente un progetto che si occupa di sviluppare il browser per navigare su internet. Se andate su www.mozilla.org trovate la possibilità di scaricare Mozilla e varie applicazioni che poi sono venute in seguito. Comunque, tutti i browser che trovate attualmente installando il sistema Linux nascono da quello. Adesso ci sono altri progetti quali Firefox, Conqueror, Galeon, ce ne stanno diversi di browser, il bello è che potete scegliere. Cioè sono tutti motori di ricerca? No, sono tutti browser, tutti i programmi per navigare su internet. Se voi andate a vedere nel computer, sul browser web ne trovate almeno 4-5 dentro. Cioè sarebbero insomma i vice di Internet Explorer. Tu su Internet Explorer c'hai, su Windows c'hai un programma. C'hai questi qui. E qua ce n'hai 10 da su cui potete scegliere. Perché uno dovrebbe usare Linux invece di Windows? La sicurezza è il motivo principale per cui preferire Linux e Windows per navigare su internet. I problemi comuni di chi usa Windows: virus, Trojan, Worm, Dealer, Spyware, Spam, intrusioni, sono tutti problemi che bene o male usando Windows tutti quanti abbiamo incontrato. Adesso non so se qualcuno vi è capitato la disgrazia di collegarsi con un provider in Papua Nuova Guinea, però è un problema abbastanza comune di trovarsi un dealer nel PC oppure piace un virus via web. Poco tempo fa è per esempio uscito un worm che ti faceva spegnere il computer semplicemente stando collegato a internet, non so se a qualcuno gli è capitato. Cos'è un virus? Vi risparmio la definizione. Comunque un virus è del computer un programma, un pezzo di codice eseguibile che ha la capacità di riprodursi. Praticamente si lega a un eseguibile che voi avete dentro al computer e a quel punto comincia a riprodursi. Può fare o meno danni a seconda di come è stato programmato. Comunque, anche se non è programmato per far danni, comunque danneggia il PC perché consuma spazio, abbassa le prestazioni, eccetera. E adesso vediamo, ecco. Questo è lo sviluppo la diffusione dei virus nei suoi vari computer. Ce ne stanno attualmente conosciuti 75.000 per Windows, 40 per Mac, 40 per Linux e 5 per le versioni di Linux commerciali. La cosa importante è che comunque nessuno dei virus che esistono per Windows, io del virus per Linux non ho visto neanche uno, l'ho scoperto che esistevano su internet leggendo, ma penso che sia più che altro una cosa che è stata creata a livello di studio. Nessuno di questi comunque è in grado di fare danni a meno che non lo eseguiate da amministratore, da root, e allora ve lo siete meritato, perché se andate proprio a eseguirlo voi personalmente, ve lo siete cercato, ve lo meritate. Perché su Windows non attacca il virus? Per il motivo che ti ho detto, tu da utente su Linux gli spazi di ogni singolo utente sono separati, ognuno c'ha la sua home. Prendendo un virus ipotetico che non esiste, diciamo che esiste, tu lo lanci, non fai danni al sistema, fai danni al massimo alla tua cartella home, tutti gli altri utenti del sistema continuano a funzionare. In sostanza rientri come root, ricrei un'altra home e stai a posto. Comunque non esistono, sostanzialmente non esistono, è proprio a livello teorico la cosa. Non esistono perché non vengono sviluppati. No, perché proprio c'è l'impossibilità di esistere. Cioè, mentre Windows tutti gli utenti sono alla pari, su Linux cioè, tu non puoi far danni dentro la directory di Carlo. Cioè, tu
utente, non puoi andare a modificare un file di sistema, non lo puoi fare. Mentre su Linux, su Windows, se tu da utente puoi andare a cancellare i Winini a mano, non so se ti è capitato mai, però il sistema, il computer non parte più. E comunque considera che qualunque virus che tu prendi con il tuo computer ha i privilegi dell'utente che in quel momento sta usando il computer. Non avrà mai privilegi di root, per questo è limitato a quello che ti dicevo prima. Se tu lo esegui da root, cioè nel senso da root, da amministratore del sistema, vai a eseguire un virus, allora dovresti cercare, cioè root va, l'utente root va eseguito soltanto, i privilegi di root vanno utilizzati soltanto per fare determinate applicazioni, installare programmi o cose del genere. Fai quella domanda. Allora con questo, se Linux riesce a prendere piede, diciamo Windows dovrebbe alla fine, quindi non ci sarebbe più nel motivo che la gente va a fare i virus. Sì, ma lì è una cosa un po' lunga, io ho la mia teoria sui virus, in buona parte secondo me è creato da quelli che fanno l'antivirus, però però vabbè, comunque ci sta anche altre cose da vedere. Che mi dice? Come è organizzato adesso XP? In che senso? Che anche XP davanti dice utente, amministratore. No, in caso XP ci sta utente e amministratore, ci sta due cose distinte. Sì, no? Però allora se tu su Windows XP puoi fare l'utente amministratore e l'utente limitato, però un utente amministratore ci deve stare sempre. Insomma, poi comunque l'utente limitato non è limitato a 100%. Esatto, poi l'utente limitato può comunque scarica la posta elettronica. I danni comunque li può fare. Scarichi la posta elettronica, cioè l'ha legato, eccetera. l'ha limitato, ma comunque. Comunque vedremo che i rischi sono anche altri, non è soltanto quello del virus. Il Trojan. Trojan è proprio dal cavallo di Troia. È un programma che si nasconde dentro un altro programma. Ad esempio, ti mandano per posta elettronica, guarda questo programmino, tu te lo apri, magari, che ne so, buon Natale, lo apri, non apre niente, ma in realtà qualcuno te l'ha mandato e può entrare da quel momento in poi dentro il tuo computer. Ce ne stanno diversi di questi programmi, di solito arrivano per posta elettronica. La cosa importante è che su Linux non può succedere perché i sistemi open source, essendo visibile il codice sorgente, non si può nascondere. L'eventuale cavallo di Troia non può essere nascosto, cioè il programma finto, diciamo, non può contenere un programma dannoso perché il codice è visibile a tutti, tutti quanti possono vedere quello che c'è dentro. Un worm. E questo è la tra virgolette il virus, non è un vero e proprio virus, sono i virus più diffusi al momento sotto Windows. Non fa danni, cerca di propagarsi il più possibile, però spedisce copie di se stesso a tutti quanti i contatti che voi già avete sulla rubrica. Sfrutta per propagarsi le falle del client di posta elettronica, di solito Outlook, o anche bug del sistema operativo. L'ultimo, il Worm Blaster, quello che dicevamo prima, sfrutta una falla di Windows XP che ti fa spegnere il computer quando stai navigando su internet. Finora, e credo che sarà così anche in futuro, i client email per Linux ne sono stati immuni. Ne sarà anche in futuro? Io penso di sì, perché grosse falle di sicurezza, e poi comunque ritorniamo sul discorso di prima dei privilegi di root. Quindi non penso che in futuro ce ne siano altri. Il dialer. Sono quei programmini che quando voi andate su internet vi staccano la connessione e vi collegano con un provider che di solito si trova in qualche paese esotico, oppure un 899, una linea a pagamento. Automaticamente viene questo. Non so se a qualcuno è capitato, anche se è capitato non me lo dite, perché comunque di solito capita andando sui siti porno, non me lo direste, no, comunque. Dico, capita automaticamente, automaticamente un dialer. Sì, no, adesso allora di solito non capita automaticamente, devi clicca qui, vai. Vuoi vedere, ti fa vedere una donna nuda, ti dice vuoi vedere le altre, clicca qui e te si installa sto programmino. Fa cadere la tua connessione, te ne accorgi, te ne dovresti accorgere dal modo che ti ricompone, però non sempre, se uno se ne accorge, arrivano bollette stratosferiche. Ve lo posso dire, c'è un osservatorio privilegiato, in quanto a me in negozio me ne porta almeno l'ISDN, una decina, ci casca in pieno, perché l'ISDN ci casca in pieno perché non si sente il rumore della composizione. L'ISDN.
già lì SDN. La DSL ne è esente. Ne è esente perché non te lo permette. Perché la DSL non ha che componi un numero. E invece con modem da 56k. Col modem normale analogico da 56k te frega. Cioè proprio. Ma succede proprio molto comunemente. Non esistono per Linux. Facendo l'ipotesi che dovessero esistere, torniamo sul discorso di riuscire a cambiare la connessione, bisogna farlo con i privilegi di root. Quindi, cioè, se andate a farlo, dovete essere voi che proprio volete andare a vedere quel sito e vi collegate con l'899. Discorso a parte, merita lo spike. Che ci clicca apposta, ce lo sate, dice 2 euro al minuto. Più sì, ma non te lo dice, molto spesso sta scritto clausole d'assicuratore, cioè scritte piccolissime in basso dopo un chilometro da destra. Clicca qui e te frega. Lo spyware merita un discorso a parte, non è molto conosciuto come tutti gli altri problemi, anche se secondo me è uno delle cose più pericolose. Sono software che inviano via internet le informazioni su di voi. Le inviano a chi l'ha realizzato. Allora, in sostanza, di solito gli spyware sono allegati ad altri programmi. Per esempio, scaricate Kazaa. Non so se qualcuno conosce, è un software per scaricare da internet sempre roba per il peer-to-peer. E Kazaa c'ha dentro un sacco di spyware. Manda i vostri dati in giro. Dati che può essere l'email, i siti che visitate, tutto, fanno le statistiche su di voi. Per la privacy è una manna. Tra i dati che lo spyware invia c'è l'indirizzo email, e questo significa che praticamente vi si riempie la casella di posta de schifezze, de pubblicità e de schifezze varie, che poi vedremo. Sullo spam c'è un altro discorso, per lo stesso motivo che dicevamo prima dei cavalli di Troia. Il software open source non può contenere lo spyware, perché il sorgente lo possono vedere tutti, e se c'è stato uno spyware viene scoperto immediatamente. Lo spam si lega all'altro discorso. Lo spam è l'invio di messaggi di posta elettronica non richiesti. Chiunque c'ha una casella di posta elettronica gli succede in continuazione. Ho scaricato prima la posta, l'avevo scaricata stamattina, l'ho riscaricata stasera, ho trovato 15 messaggi che di pubblicità, di solito in inglese li trovate, perché insomma gli spammer stanno in America di solito, ma ce ne sta anche in Italia. Neanche chiuso Linux è immune dallo spam, però ultimamente è cominciato a diffondersi diversi client di posta elettronica che fanno un efficace filtro sui messaggi. Tra l'altro imparano a riconoscere, se voi una volta gli segnate che quel messaggio è spam, la volta successiva che vi ricapita un messaggio simile lui lo elimina automaticamente. Non è molto, ma insomma intanto ci mettiamo una pezza. Le intrusioni, questo più che altro non interessa noi, diciamo, utenti comuni, ma magari chi ha server o cose del genere. Può capitare qualcuno che si introduca abusivamente all'interno del PC. Tra l'altro, se usate Windows, usate assolutamente un firewall, perché sennò vi trovate chiunque girato dentro il vostro computer. O a scopo dimostrativo, o per far danni o sottrarre dati. Nell'ultimo dei casi si parla di cracking. Cioè, entra nel mio computer se io glielo permetto? No. Eh? No, a tua insaputa. Tu dici, succede? Succede, spessissimo. Non è molto conosciuta la cosa, però succede. Come fa? Cioè, lui potrebbe venire a vedere i file miei nel mio computer? Sì. Attraverso il server di cui non c'è. No, attraverso chiamando qualche servizio che rimane aperto sul tuo computer. Qualche porta aperta, qualcosa del genere, molto spesso lasciata aperta da qualche cavallo di Troia che avevamo visto prima. E nel tuo computer ti posso trarre dati, vedere i file, cancellarteli. Guarda, c'è stato un programmino che ti faceva aprire lo sportello del CD, per esempio, un po' di tempo fa. Sportello del lettore CD. Comunque, per solito, per entrare si sfruttano dei bug del sistema operativo. Nessun sistema operativo è esente da bug, però sotto Linux di solito vengono scoperti e corretti prima che sui sistemi chiusi tipo Windows. E di solito sono anche meno di quelli che ci stanno su Windows. Qui
vediamo le alternative. Allora, io ho preparato anche un foglio da darvi con tutte le varie alternative ai programmi per Windows, dopo ve lo do. Questa è una cosa sintetica. Sappiate che per ogni programma che usate sotto Windows per usare internet, che può essere il browser del web, il programma per la posta, eccetera, c'è il suo equivalente o anche più programmi equivalenti per Linux. Come vedevamo prima, per il browser abbiamo Mozilla, Conqueror, Galleon, eccetera, per la TalkSpace, che è email, Thunderbird, Mozilla Messenger, e potremmo andare avanti almeno fino alla parete successiva. Outlook ha il suo equivalente in Evolution, che andremo a vedere dopo. NetMeeting, cioè Gnome Meeting, che è praticamente identico. MSN, questi sono programmi di messaggistica immediata, quindi Yahoo, ICQ, che ce ne stanno. Emule, che è il peer-to-peer, ne esistono addirittura due varianti uguali, lì c'è stato tutto un discorso da fare, comunque vabbè, lo saltiamo, ne vediamo uno solo di questi qui. Vabbè, la presentazione è finita, andiamo alla pratica. Allora, mentre allora andate sul menu, andate su internet, vediamo un attimo il programma per navigare su internet. Vi faccio vedere Mozilla, ma tanto bene o male siamo lì. Insomma, tanto il programma per navigare su internet quello è. Mozilla, diciamo, è il più completo in assoluto. C'è dentro tutto, c'è i suoi pro e i suoi contro. Io di solito non uso questo, però dopo vi faccio vedere quello che uso di solito io. Mozilla c'è dentro tutto e è anche abbastanza pesante. Adesso io non so che pagina si apre voi per prima. Il Google sempre. Vabbè, andiamo su tutti quanti su google.it. Chi ce l'ha, ce l'ha. Chi non ce l'ha, ce lo mette. www.google.it. Io parto dal presupposto che tutti quanti abbiate utilizzato Internet Explorer, quindi vi faccio vedere le differenze. Tra i file che vi darò dopo sul dischetto, c'è anche le 101 cose che Mozilla fa e Internet Explorer no. Non so poche, io ve ne faccio vedere 3 o 4 magari. Allora, clicchiamo un attimo su News, vi faccio vedere la prima. Ok, News. Dai, sono le ultime notizie prese da diversi giornali, ecco, io per sbaglio ho cliccato su una di queste. Allora, rimaniamo qui, premete CTRL T, tenete punto CTRL e premete la T. Si apre un'altra tabella sopra, cioè il sito precedente rimane aperto, se voi andate a vedere rimane aperto, qui ne potete aprire un altro. Andiamo su quello che avevo aperto prima, www.repubblica.it. Allora, non so se a voi è capitata la stessa cosa che è capitata a me. Sì. No, allora, chi è capitata? Intanto vi spiego la cosa. Praticamente Mozilla ha la soppressione dei pop-up. I pop-up sarebbero queste finestrelle qui, che si è aperta a Carlo. Queste sono di solito delle finestrelle pubblicitarie che si aprono quando visitate un sito. Mozilla le blocca in automatico. Allora, chi lo apre per la prima volta dice: se decide bloccare i pop-up e impostare la preferenza, gli diciamo di sì per il momento, poi dopo vi faccio vedere come funziona. Dite ok qui. Praticamente blocca in automatico tutte quante le varie le varie finestrelle che vanno ad aprirsi. Premiamo di nuovo CTRL T. Apriamo un altro. Abbiamo il sito del Lug. fermolug.altervista.org. C'è un po' di pubblicità, no? Non basta. Allora, la cosa importante è che qui già siamo collegati con una linea dedicata, quindi la velocità è notevole, anche se siamo collegati con 5-6 computer contemporaneamente.
Grazie. Voi vi stavate collegando con un modem analogico, un 56k normale. Mentre stava caricando una pagina, voi potevate cominciare già a aprirne un'altra. E la cosa è abbastanza comoda. Ecco, già si sta aggiornando il sito. Andiamo un secondo su modifica, preferenze. Siamo modifica, preferenze. Come faccio qua una cosa? Preferenze, cliccate. Ok. Qui sotto gli possiamo impostare la pagina che noi vogliamo per prima quando apriamo il browser. Prima qualcuno si è aperto Google, qualcuno si è aperto un'altra finestra. Gli diciamo usa gruppo corrente. Lui adesso usa le tre finestre che noi abbiamo aperto sotto. Per cui se fate ok, chiudiamo tutte le finestre eventualmente aperte. Chiudiamo tutto. Riapriamo il browser adesso. Diciamo il giorno dopo andiamo a riaprire il nostro Mozilla. Io lo uso anche sotto Windows Mozilla, è una versione diversa, però diciamo, siamo sempre lì. Diciamo, tutte le mattine potete averci le vostre news aperte contemporaneamente. News, su Repubblica, su Look. Un'altra cosa che volevo dire, quando avrete il vostro sistema installato, avrete dei problemi con Linux, avete andate qua su forum, dopo esservi registrati, la prossima volta faremo tutti la registrazione, potete postare il vostro problema e qualcuno di buona volontà risponderà. Qualcuno di noi con molta buona volontà. Come? In questo momento ci stanno 7 persone online e stiamo tutti qua dentro praticamente. Vabbè, comunque se doveste avere in futuro qualche problema con Linux, ci stanno diverse sezioni del forum. Sei collegato pure tu? Sto collegato anch'io con questo. C'è Roberto. Allora, torniamo un attimo su una delle prime, su una finestra, scegliete voi quale e scriviamo un attimo un sito che di solito apre un pop-up, così ve lo html.it, www.html.it, non importa che tipo di sito è, l'importante è che quando voi lo aprite, questo qui di solito va ad aprire un pop-up, una di quelle finestrelle pubblicitarie che dicevamo prima. Infatti, se voi andate a guardare qui sotto in basso a destra trovate un punto esclamativo. Allora, abbiamo impostato Mozilla per chiuderli in automatico, cioè per non farci aprire questi pop-up. Se noi per caso può capitare che questo qua ci interessa vederlo, il pop-up di questo sito, doppio clic qui sul più, sul punto esclamativo. Cliccando lì dice, qui lui mi fa vedere tutte quante i siti che hanno la possibilità, cioè io posso dire quali siti possono aprire delle finestre pop-up. Gli posso dire che aggiungi html.it, da adesso in poi aprirà potrà aprire la finestra pop-up. Quindi lo selezionate, fate aggiungi, ok. Se noi ricarichiamo la pagina, cioè si apre il pop-up sopra. Allora, dei siti che hanno i pop-up interessanti non ne conosco neanche uno, quindi se può lasciare proprio tranquillamente bloccato. Questa è una delle 101 cose che Mozilla fa, Internet Explorer no. Andiamo a vedere qualche altra caratteristica. Allora, per esempio Mozilla ha una gestione dei segnalibri, cioè dei preferiti, come li chiama Internet Explorer, molto migliore. Se voi fate gestione segnalibri, vedete come è impostato? Cioè praticamente possiamo creare delle cartelle, delle sottocartelle, possiamo modificare l'ordine in cui vengono visualizzate.
e soprattutto posso decidere quale cartella directory lui va a visualizzarmi qui sopra. Vedete questi siti qui? Io questa cosa qua la trovo parecchio comoda. Qui adesso non c'è, però per esempio tutti noi non è che visitiamo un miliardo di siti ogni giorno, magari visitiamo 7-8 siti, ve li mettete tutti lì sopra, cioè cliccate. Adesso qua c'è sta questo, però se noi creassimo un'altra cartella, nuova cartella, col tasto destro, gli diamo un nome, che ne so, gli diamo preferiti. Vabbè. Rinomina. Dovremmo andare a metterci dentro tutti i nostri siti preferiti. Adesso per il momento, che ne so, spostiamoci magari due di questi e ci trasciniamo dentro. Ecco, il mio portatile. Ok. Selezioniamo allora adesso un attimo questa cartella che ho creato, preferiti. Se voi andate su strumenti, no scusate, visualizza, gli dati imposta come cartella barra personale. La barra personale è quella sopra dove avete scritto Segnalibri, Mandrake Store, Mandrake Expert, Mandrake Online, eccetera. Diciamo che qui abbiamo i nostri 5-6 siti preferiti. Ecco, adesso questa qui è stata variata. Adesso che so, voi ci potete mettere www.tin.it o google.it eccetera. Un'altra, andiamo a chiudere questo. Si è fatto presto. Allora, le cose più evidenti le abbiamo viste, differenza. Quello che posso dire è che su ogni singolo componente del browser può essere completamente personalizzato. Voi potete andare a modificare per esempio le password eventualmente memorizzate sul browser. Non so, voi andate su un sito che vi richiede la password, come può essere quello del Lug, la salvate. Poi la volta successiva andate su un altro sito e salvate pure quella. Insomma, voi potete andare qui, volete che cancella qualcuna delle password memorizzate. Adesso c'è solo questa, voi probabilmente non ce ne avrete neanche una, però la potete modificare. Lo stesso discorso per i cookie, per i vari moduli web, tutto quanto. Vi faccio vedere l'ultima cosa. Allora andate su visualizza. Visualizza sidebar, potreste farlo anche semplicemente premendo F9. Allora, questa barra laterale, che io consiglio solo a chi ha un monitor da 17 pollici in su, non era voluta la cosa, però perché sono voluto. Allora, è completamente personalizzabile. Allora, potete fare una ricerca qui usando il motore di ricerca che preferite. Vedete, già qua dei motori di ricerca già impostati, eppure questi possono andare a modificare sopra. Che ne so, vogliamo cercare pubblicità, oppure possiamo chiudere questo, andare su segnalibri, andiamo a vedere anche in questa finestra invece che vederli sopra, vediamo i siti preferiti eccetera. Questo è comodo, ripeto, se ci avete un monitor grosso, se no questa vi sottrae troppo spazio la navigazione. Io personalmente non lo uso molto, tanti lo trovano comodissimo, comunque meglio una cosa in più che una in meno. Allora, chiudiamo questa. Chiudiamolo per il momento il browser. Lui vi dice
questa finestra ha tre schede navigator aperte, perché uno magari è abituato con un altro programma e voleva chiudere solo sta finestra qua, le altre voleva lasciare aperte e adesso noi le vogliamo chiudere tutti, ci siamo chiuse tutte le schede. Come vi dicevo, dal progetto Mozilla sono nati diversi programmi per navigare su internet. Io personalmente uso questo, Firefox, che è una versione ridotta ma molto più veloce di Mozilla. Esiste anche per Windows, e per chi usa Windows io lo consiglio vivamente, piuttosto che Internet Explorer. È molto molto più snello rispetto a Mozilla, lo vedete anche dall'interfaccia. Io sinceramente grossi limiti non ne ho trovati, per cui ve lo consiglio. Le funzionalità sono più o meno le stesse del programma che abbiamo visto prima. L'ho fatto vedere Mozilla perché è quello che viene più usato. Però ecco, sapete che c'è anche questo e ce ne stanno altri che magari nascono dallo stesso progetto, ma insomma possiamo per il momento sorvolare sulla cosa. Andiamo alla posta elettronica. Se avete tutti il computer, che programma usate per navigare su internet, per scaricare la posta elettronica? Outlook o Outlook Express? Outlook Express. Outlook Express. Qualcuno conosce Outlook? Nessuno. Outlook. Allora, Outlook sarebbe la versione di Outlook che sta nell'Office, nel Microsoft Office. È molto più completo e molto più pesante. Allora, sì, io sto. Allora, aprite Evolution. Evolution fa le cose che fa Outlook, non Outlook Express, sotto Windows. Outlook non gestisce solo la posta elettronica, gestisce di tutto: calendario, appuntamenti, contatti. Allora, vi faccio vedere le cose. Se voi andate a vedere, non so, voi probabilmente avrete meteo. Io ho Ancona, nuvoloso, pioggia leggera, 10 gradi centigradi. Voi ci avete Boston, perché lì non l'ho modificato. E poi le notizie sotto voi le avete in inglese, invece sul mio stanno in italiano. Sono dei siti italiani che hanno le notizie. Andiamo a vedere un attimo, dopo vi faccio vedere come modificare queste cose. In sostanza, questo programma qui si compone di diverse parti. Allora, il sommario, che è questo, vi ricorda in generale le varie parti che poi andremo a vedere. Sommario della posta, qua ti dovrebbe dire, eventualmente quanti messaggi di posta non avete ancora letto, eccetera. Non c'è niente perché non c'è impostata una casella di posta dentro il vostro Evolution. Gli appuntamenti che eventualmente avrete fissato, o delle attività, delle note, insomma, che voi volete mettere qui dentro. Allora, andiamo su posta in arrivo. E qua c'è un messaggio di Carlo. Vabbè, comunque, se conoscete un programma di posta elettronica, bene o male, sono tutti uguali. Sopra vedete le varie cartelle. Sì, posta in arrivo. Comunque, e sotto leggete il messaggio. Non c'è molto da dire, insomma, rispetto ai messaggi soliti. Dovreste impostare un account di posta, ma non penso che vorreste scaricare la posta qua in modo che la vedano tutti. Calendario vi ricorda gli appuntamenti che volete fissare. Mettiamo un appuntamento per domani, per mercoledì alle 11, che ne so, andare, che ne so, mettete alle 11 andare a fare la spesa. Andiamo a comprare il pane al forno. Vabbè, non so quello che ho combinato. Ok, abbiamo aggiunto. Vai a salvare su preferiti? Che serve? Questo è il dopo, no? No, tu quando fai salva, adesso se voi andate qua sul sommario, che è la pagina principale, vedete? Domani, qua non si legge molto, domani alle 11 devo andare a fare la spesa. Non c'è la descrizione scritta sopra, comunque ci clicco sopra, perché potrei mettere una descrizione qui sopra. Promemoria,
praticamente ti visualizza un promemoria, se no te lo ricorda 15 minuti prima. Può impostare che te lo ricordi. Una ricorrenza, cioè che tu tutti i giorni puoi dire. Ricorrenza semplice. Ogni giorno, ogni un giorno, cioè io tutti i giorni a quell'ora devo andare a fare la spesa. Aggiungi, e questo da adesso in poi mi ricorda che io ogni giorno alle 11 devo andare a fare la spesa. Altre attività, questo lo possiamo saltare, i contatti. Io non so se siete abituati con la rubrica di Windows, quella dell'Outlook Express. Quella dell'Outlook Express è limitatissima, qui potrete proprio sbizzare, c'è dentro di tutto. Allora, aggiungiamo un contatto. Allora, cliccate sulla A, doppio clic nella finestra in mezzo e inserite tutti i dati di una persona, che ne so, inserite chi vi pare. Potete inserire nome e cognome, titolo, cioè signor, dottore, eccetera, l'organizzazione, la ditta eventualmente di cui fa parte. Qui, allora, se voi inserite Mario Rossi, lui faceva se visualizzarlo come Rossi Mario o come Mario Rossi. L'indirizzo email. Qui, spuntando questa casella, potrete mettere se inviargli o meno messaggi in HTML. Levate la spunta, insomma. L'eventuale sito web, qua potete impostare delle categorie, che ne so, ufficio, amici, compagni di calcetto, eccetera. Il telefono dell'ufficio, qua potete proprio di tutto, telex, ci sta ancora ISDN, cellulare, altro fax, casa, ufficio, cellulare. Ok, altri dettagli. Questo io non l'ho mai compilato, cioè proprio potete anche mettere il nome della moglie eventualmente del signor Mario Rossi. Si è ritornato se questa persona pubblica informazioni di calendario su internet, cioè lasciamo perdere questa storia perché tanto non è praticamente un indirizzo web su cui lui pubblica il suo, le sue informazioni su, ma insomma lasciamo perdere questa cosa. Lo potete stampare, tra l'altro questo nella stampa vi permette proprio di creare una rubrica telefonica, non so se avete visto mai la stampa dell'Outlook, proprio perché potete creare anche la rubrichetta cartacea. Vabbè, adesso qua non la posso stampare perché non ci sta collegata la stampante, quindi allora andiamo su a modificare le notizie che le dicevamo che voi avevate Boston e io c'ho. Strumenti, impostazioni. Ci siamo tutti? Aspetto. Funziona? Backend non dovrei capire. Come allora, mezziamo pure quello. Io me l'avevo preparato adesso. Okay. Okay. Ci siamo? Strumenti, impostazioni. Cliccate. Vai, fai la domanda. Ah, fammela adesso. Il problema di questi programmi qua è una volta che io ho inserito tutti i dati, che un giorno mi stufo e ho voce. Sono facile da trasferire, da portare su un altro programma? Se lo esporti in CSV, come diceva lui, cioè il testo separato da virgole, diciamo che è abbastanza facile, te per creare praticamente, puoi importarlo addirittura anche dentro l'Excel, no? Te crea delle colonne con i tuoi dati, non è perfetta la cosa, però se riesci a esportarlo e importarlo. Io non lo uso un programma del genere, cioè perlomeno io Linux lo uso a casa, in ufficio purtroppo devo usare Windows per altri motivi e uso Outlook, che ha le stesse limitazioni che diciamo, però uso Outlook. A casa uso un altro programma molto più leggero, mi serve da leggere la posta e basta a casa, quindi non mi serve tutte queste cose, vedete che tempo fa Boston o però non riesce a importarlo del tutto, però perlomeno gli indirizzi di posta elettronica, il nome e il cognome li salvi, li recuperi. Allora, account di posta, voi probabilmente avete un indirizzo fittizio impostato,
Quindi vabbè, lo saltiamo questo. Praticamente solo l'impostazione della posta elettronica, il vostro indirizzo di posta, i server, queste cose qui. Queste sono le varie cartelle, posta in arrivo, contatti, vabbè. Quello che interessava a noi era... Allora, notiziari. Allora, cliccate sulla sinistra su preferenze sommario e sulla destra su notiziari. Siamo? Allora, se ci siete tutti cliccate sulla destra notiziari. Adesso vi dico quello che ci dobbiamo scrivere dentro, perché così, perché io non me lo... Non chiudete, chiudo solo io. Mi sono memorizzato le impostazioni che ci avevo lì io. Adesso ci aggiungeremo anche quelle del Lug, perché mi ha detto adesso Paolo che ce l'abbiamo. Non aprite OpenOffice. Allora, mamma mia, allora scrivete sopra nome punto informatico, così. A parte potete scrivere quello che va, comunque scriveteci punto informatico. No, sì, sopra potete. Allora, sopra è un testo, un campo libero, insomma, potete scriverci un po' come vi pare, però scrivete punto trattino informatico con. Così, insomma. Ok? Sotto invece scrivete pari pari quello che leggete qua sotto. Ok, http due punti slash slash. Dopo vediamo se ci avete azzeccato a scrivere, non ve visualizzo le notizie. Ok, fatto? Quando avete fatto cliccate su ok. Riapri la finestra prima, ve ne faccio aggiungere un altro. Me ne faccio aggiungere altri due, eh? Allora, tornate sulla finestra di prima, una volta che avete fatto ok, ricliccate su notiziari e questa volta ci scrivete Zio Buddha sopra, che è un sito notiziario su Linux in genere. Io ho trovato solo questi due, quindi ho messo qui. Adesso Paolo mi ha detto che ce n'abbiamo anche uno nostro, l'ho scoperto stasera. Allora, ragazzi, su Linux. Zio Buddha è tutte notizie su Linux. Quindi se voi scrivete su, allora, sopra voi scrivete Zio Buddha semplicemente. Qua sopra. Ok? E sotto scrivete questo qui, http due punti slash slash. Tutti, quando avete fatto cliccate su ok. Non ce l'ha tutti i siti. Ce l'ha tipo. Anzi, chiedi. non lo so.
Andate a vedere molti siti che hanno le news che le postano, diciamo, sulla home directory, ce l'hanno. Quelli in inglese, quelli in inglese sono tantissimi, in italiano sono pochissimi. Di solito sono notizie in formato RDF. Cercate su Google RDF. Io ho trovato questi due che sono proprio su. Uno è proprio il generale più diffuso, proprio un notiziario informatico su internet, in italiano, punto informatico. Dewood è specifico per Linux. Dovrebbe starcene qualche altro in italiano, non penso sia tantissimi. Ok, l'abbiamo aggiunto tutti? Quello sotto? Allora, sulla destra voi che ci avete adesso? Ok, allora, selezionate quelli che ci avete. Se ci avete Linux Today e Saloon, come già lei, seleziono, clicca, fai rimuovi. In pratica, se ci avete, allora, se ci avete questi che ho io, punto informatico Zio Buddha, voi dovreste averli dall'altra parte, quindi voi andate qua, li selezionate e cliccate su aggiungi. Quei due che abbiamo aggiunto, Zio Buddha e punto informatico. Ok? Sulla sinistra. Scusi. Sul basso. E sul alfabetico. Ah, ce l'hai già aggiunto, ok. Toglio, fai rimuovi, perché io sono in inglese, non lo romperà. Ok, tu l'hai rimossi, poi aggiungi. Su, seleziona. Sì, quelli che aggiungi ti si aggiungono da qua, poi quelli sono quelli che tu selezioni, questi sono quelli esistenti. Gli altri sono quelli che tu vuoi visualizzare. Allora, fatto questo, facciamo ok. E andiamo su strumenti, impostazioni, preferenze, meteo. Allora, a voi, voi avrete sulla destra mostrato Boston, se non erro, meteo. Ah, l'ha aggiunto. Vabbè. Ok, selezionate sulla sinistra quello che voi volete aggiungere. Diciamo, io ci ho aggiunto anche, praticamente questi sono notiziari meteo che lui prende dai siti degli aeroporti, sostanzialmente sono i siti dove ci stanno diciamo i cosi meteorologici, vabbè, mo non me ne è la parola. Comunque selezionate le temperature in gradi Celsius, se non in gradi Fahrenheit. Io ci ho messo Ancona, diciamo che ci vogliamo mettere anche che ne so, Italia. Dobbiamo vedere che tempo fa anche a Roma. Roma Giambino, aggiungi. Roma Giambino, che si deve mettere una Roma. Ok. Adesso andiamo sul sommario. Ah no, mi sono scordato di mettere quello del Lug. Ora lo mettiamo. Che c'avete? Io ho Ancona, poco nuvoloso, pioggia leggera, 10 gradi centigradi. Noi siamo a Cancun, Messico. Tempo buono a Cancun. No, nuvolosità. E sotto ci abbiamo tutte le notizie che abbiamo voluto aggiungere. Cliccando sopra ce le apre. Spam, la Germania vuole il carcere. Troppo poco. Cioè, dovrebbe aprirle se avessimo impostato un browser per navigare. Da voi le dovrebbe aprire perché c'è. Ah no, c'è pure qua da me. La Germania vuole il carcere per gli spam. Se poi cliccate sulla notizia, lui ve la apre nel browser. Cioè, metti in carcere chi spamma. Spam. Proviamo a vedere se funziona quello del Lug. Proviamo a vedere se funziona il sito di notizie del Lug. Allora, notiziari sempre, su preferenze sommario, strumenti, impostazioni, preferenze sommario, quello di prima. Allora, strumenti, impostazioni, sulla sinistra preferenze sommario, sulla destra selezionate notiziario, notiziari di nuovo in basso a destra. Scriviamo fermo Lug,
H, lo stiamo scrivendo insieme, vediamo, http /// fermolug .altervista.org / ok, backend.php, scritto Bologna, Ancona, Como, K e NT, cioè Napoli, Napoli, Domodossola.php. backend.php. Adesso sta già su PHP New. Una cosa già pronta. Infatti in genere si è di fatti così, cioè sto felippino. Quelli in PHP giù là? Sì, sì. Allora sta diversi, io che non ce ne sto dando. Tipo c'era stava... zero, ma com'era? Sembra essere chiuso, si gioca sulla sicurezza. Ah, porta zero. Porta sì, zero. Cioè aveva lo stesso felippino. Vabbè, avete scritto tutti? Ok. backend.php, no, senza spazio. Allora, http://fermolug.altervista.org/backend, scritto backend, come fine, .php. Andiamo qua sulla sinistra, su fermolug, cliccate su aggiungi e ce lo aggiunge sulla destra, sul mostrato. E facciamo ok. E funziona. Vediamo quanti sono riusciti a scriverlo correttamente. Funziona tutto. Adesso ci vedo anche le notizie del Luca, che di solito non so aggiornate come quelle, perché non le scriviamo molto rapidamente. Che c'è? Vabbè, clicchiamo su una di quelle del Lug, rilasciato OpenOffice 1.1 e vediamo che funziona anche questo. Ah, tra l'altro questa l'avevo scritta io. Ok. Chiudiamo tutto perché vi faccio vedere un altro programma. Allora, l'esigenza di un programma del genere, a parte la cosa simpatica delle notizie sulla prima pagina del tempo a Cancun, non è che tutti già abbiano l'esigenza di questa cosa. Per cui di solito si usa semplicemente, come voi ci avete dentro sicuramente il vostro Windows, Outlook, usate tutto Outlook Express perché è molto più leggero e vi serve soltanto per scaricare la posta elettronica. In questo caso per Linux dei programmi per scaricare la posta elettronica ne esistono almeno, io qua ce ne ho elencati 7-8, ma ne esistono almeno una quindicina. C'è stato addirittura qualcuno che ha completamente la console, qualcuno un po' più complesso, qualcuno un po' meno complesso. Comunque io faccio di quello che uso io, che è Mozilla Thunderbird, perché c'è una cosa interessante. Cliccate tutti su Thunderbird, lo dovreste avere tutti. Molti usano Gmail, siamo lì. Tanto bene o male sono tutti impostati come Outlook Express. Impostate il vostro account di posta, un utente e password, il server, e alla fine l'interfaccia che ci avete davanti è sempre più o meno quella. Vi chiede una password, ovviamente cliccate su annulla perché non è vero il indirizzo di posta che ci è messo dentro, è fasullo. Allora, io ho fatto un numero stasera, nel senso che ho impostato il Thunderbird su tutti quanti i computer vostri, non l'ho fatto sul mio, perché qua sta impostato con l'altro. Comunque, io, per cui vedete che io ce l'ho in inglese e voi ce l'avete in italiano. Comunque, cliccate tutti quanti su strumenti, lo faccio per voi perché è così. Cliccate su strumenti, cioè avete controlli posta indesiderata. Allora, io qui ho tool, voi avete strumenti. Controlli posta indesiderata, per fare quello che vi dicevo prima, cioè vi permette di filtrare automaticamente lo spam, i messaggi non richiesti.
per i pubblicitari, compra anti-spam. È un anti-spam integrato dentro al client mail. La cosa simpatica che c'ha sono i filtri incrementali che voi trovate sulla destra. Cliccate tutti su ok sulla prima finestra che vi compare. Voi fate abilita su filtri incrementali, abilita controlli post indesiderata. Ok. Lui da adesso in avanti, cliccate su ok dopo sul da adesso in avanti, tutti i messaggi che voi scaricherete avrete la possibilità di segnalarglieli come spam. E adesso, cioè, è un po' difficile spiegarlo a parole perché non abbiamo la possibilità di scaricare un messaggio di posta. Però se voi cliccate su quando voi avete un messaggio, comparirà. Adesso c'è un segnale di divieto praticamente sulla terz'ultima colonna sopra, vedi quel cerchietto con la sbarra? Sotto quel cerchietto in fila invece aggiunge tutti i puntini. Adesso voi non vedete niente, comunque poi cliccandoci vi compare un cestino e voi avrete selezionato quel messaggio come posta indesiderata. Tutti i messaggi simili da lì in avanti saranno cancellati automaticamente. Ve l'ho fatto vedere in breve. Comunque sostanzialmente funziona come l'Outlook Express, se conoscete quello è praticamente identico. Allora, voi sulla parte internet innanzitutto trovate diversa roba interessante. Io i news reader, nel senso per leggere quei news group che dicevamo prima, dove per esempio Linus Torvald ha pubblicato con Linux per la prima volta, però insomma lasciamo perdere le varie cose minori e le XAMLE che è? È un altro programma per scaricare, è praticamente identico. Allora, quello che vi faccio vedere adesso è la videoconferenza. Se qualcuno ha usato NetMeeting, questo software qui è uguale. Allora, adesso dovete fare un po' da soli, perché io non ho la webcam, mentre voi ce l'avete tutti. Allora, fermatevi un secondo. Per poter fare una videoconferenza con un'altra persona su internet dobbiamo conoscere il suo indirizzo IP. Non vi sto di altre cose tipo dei server su cui si trovano. Io la uso per esempio per fare la videoconferenza con il mio vicino che ho a Milano, cioè se piuttosto che telefonasse ci vediamo con il microfono, cioè se sei, ci parli. Interessante. Allora, lasciate sopra selezionato H323 due punti. Spostatevi sulla destra dei due punti, mettete il cursore sulla destra dei due punti, scrivete 192.168.1. Fermatevi un secondo. Allora, tu scrivi 3 e prendi un punto 2. Clicca, tu scrivi 1 e premi invio. Sì, un 1 alla fine. Premi invio. Accetta la chiamata. Allora, voi avete chiamato il vostro vicino di banco e vi state vedendo. Se ci avevate anche un microfono e le casse, parlavate esattamente come se stesse al telefono. Non è un bello spettacolo per chi sapeva, per chi sapeva di Carlo. Allora, vedo la domanda dentro. Allora, questi sono gli indirizzi della rete locale che gli ho impostato io, 192.168.1.2.1.3. Quando state collegati a internet dovete conoscere il vostro indirizzo IP. Come lo conoscete? Ci stanno diversi programmini che ve lo dicono, sull'impostazione di Linux, su qualunque programma di chat, su dei siti web, ci stanno tanti modi per vederlo. Anche lo stesso GNOME Meeting, se voi andate su aiuto informazioni,
non lo dice, c'è un'interfaccia di pensavo che lo dicesse, non lo dice. Strumenti. A parte che noi di qui non si sono controllo Andrei, però l'indirizzo pubblico quando sei collegato a internet, io pensavo che lo dicesse su aiuto, invece non lo dice. Pensa che DSDM mi guarda. Lo da lì, su aiuto. Male. No, io non lo so. Dovrebbe, io se non ricordo male, lo dovrebbe dire in automatico su aiuto lì. Adesso probabilmente che siamo sulla rete locale non ce lo dice. Comunque. Comunque c'è stai storico. Prossimo. Ma chi sento? Il problema è che se il pinca sta girato a sinistra non può arrivare. Comunque, vabbè, a parte i discorsi qui, l'indirizzo IP ci stanno diversi modi di conoscerlo, se anche lì non lo dicesse. C'è un comando per il correct config, magari non lo so. Comunque, un programma di chat qualunque ve lo dice, oppure ci stanno dei siti web che ti dicono il tuo indirizzo IP in questo momento è questo qua. Se ogni computer c'ha questo indirizzo anche se non c'ha la webcam. Allora l'indirizzo IP ce l'ha tutti, quando stai collegato su internet c'è un indirizzo IP pubblico che ti identifica univocamente. Poi il modo per vederlo può essere variabile, magari lo vediamo in qualche altro software, magari navigando su internet molto spesso molti siti te lo dicono sotto, il tuo indirizzo IP è questo. Oppure da console. Oppure da console con ifconf, però deve essere come allora. Come, cioè, come root da console, io dico, se tu stai su una rete locale non ti funziona. Però. Ah certo, ti dice quello. Cioè te le dice tutte, però ti dice soltanto. Allora c'è un comando che è ifconfig che è eseguito da console, vi dovrebbe dire il vostro indirizzo IP. Cioè, però. Adesso ve lo faccio vedere qua, però mi sa che. Qua non si legge, comunque sopra dice INET address 102.168.1.86 lì dirà 1.7.1.1, però non andiamo a cercarci questa cosa. La cosa che volevo dire è che questo programma qui è pienamente compatibile con NetMeeting, per cui se l'altra persona c'è Windows, voi c'è navigate, c'è, lo vedete tranquillamente, ci potete chattare come sta facendo loro colleghi eccetera. Questa per certi versi è l'evoluzione della chat semplice testuale, che tratterà un'altra persona